bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Siamo tornati in casa Redfield. Quindi, bentornati in casa Redfield, ovviamente. Allora, dunque, aggiuno il profilo social network due volte. Registrati presto Pratis Amazon. Va bene, lo faremo. La nostra è qui. Eh, alle ore più strambe si nutre di cose più assurde. Dove vai? Ecco. Diciamo che quella di Sherry, ragazzi, non si sta rivelando affatto. Eccola lì. Neanche in bagno, tesoro? Una gravidanza facile. Bene, vomito invisibile, ragazzi, perché è sparito. Vabbè. Eh sì, non è per niente facile. Sta cercando in tutti i modi, vi dico la verità, di evitare suo padre. Pur vivendo nella stessa casa, il che è allucinogeno, ragazzi, perché per quanto potrà riuscire ad evitarlo, <ride> voglio dire, no? Porta il cane a fare una passeggiata. Sì, prima dovresti mangiare qualcosa. va a delle spezie, ok. Eh, cara, fa un po' frio, insomma. Dimmi a fare, se vuoi posso mostrarti dove si possono comprare gli ingredienti? No, caro, non, non serve. Quindi, cambia d'abito, tesoro mio. Questo poi dovremmo modificarlo Io le ho aggiunto questo abitino ragazzi Guardate quanto è carino E devo dire le sta proprio d'incanto. Allora eh, Questo cara prendi Immacolato e asciutto Bene quindi riponi E fai il bucato aggiungere la lavatrice Eh sì, ragazzi non è Diciamo una situazione proprio di liaca Per la nostra Sherry Che insomma come potete vedere Saranno come dicevamo l'altra volta Gli ormoni ma il pensiero va sempre lì quindi, cara, fai una cosa ora mh, che tua sorella non c'è più in camera con te. Dovremmo poi dare una sistemata, ragazzi. Perché eh, ben presto questa, questa parte, diciamo, della, della stanza eh, dovrà diventare una nursery. Una Quindi, cara mia, non voglio neanche pensarci. Allora, social network e aggiorna lo stato un paio di volte. Ci sono... Uh, d'amicizia con... Va bene, sì, Guadalupe, ok, mi fa piacere. Chi è? Ho saputo di averci una promozione, congratulazioni. Ti va di cenare qui? Ma no, annulliamo. Uh, non è proprio il caso. Perché si sì, ragazzi, usa interazioni buffe, vabbè. Chiederebbe a cadere la sua giornata, ok. Nello scorso episodio abbiamo assistito al matrimonio dei nostri adorati. Lo stavamo aspettando. Fai una doccia fredda, caro, perché adesso non, non è proprio il caso. Lo stavamo aspettando da un po', perché comunque... No? Fai una cosa, portalo magari, va a fare una passeggiatina. Portala. Perché no? Diventate compagni prima, perché io lo immagino comunque che lui... Eh, che Dylan comunque abbia proprio... Stretto un legame molto particolare con... Ehm, con nemesistina perché ragazzi Come ben sapete Da quando è venuta a mancare Jill Io adoro ragazzi quando sto coso si gira da solo Senza motivo, proprio non uno spasso e, e quindi sì Me lo immagino comunque, no? Vai a fare una passeggiata breve In tempi brevi sempre, eh Vai, schiva tuo padre, boom, sei una schiusa in bagno Ragazzi, avete visto? La rapidità, tant'è che il padre è pure un po' preoccupato Perché dice, boh La vedo strana oh, oh, oh. E, e ovviamente Ragazzi, Rebecca che mente per, per coprire sua sorella. Ma no, papà, sai, vive un momento un po' particolare. Non riesce ancora ad aprire, no? La sua, attività, la sua attività è presa, perché vi ricordo che la nostra sogna di aprire una scuola di ballo. E quindi sì, diciamo che gliela in carta così, ragazzi, perché eh, non ci sono altre spiegazioni. Però, dicevo, c'è un... Programmino questa sera perché la nostra diceva: Guarda, noi pre io preparo la cena. Eh, tu non preoccuparti, portala, portala. Nemesis, vai, vai a farti una passeggiatina. Troverà una sorpresina. Se... Chi è che ti chiama? Ragazzi, mamma mia, un continuo qua. Ma Basta con sta vetrina dei talenti. Abbiamo da fare. Dunque, dicevo: La nostra è in mente qualcosa perché, ragazzi, dovete sapere che Rebecca, sicuramente, rispetta a sua sorella, no? È più tranquilla, ragazzi, perché è sicuramente più tranquilla, però è anche quella... Ora che sono, cioè quando erano più bambine, era Sherry ad essere un po' più papona, diciamo, anche perché con suo padre aveva in comune il fatto che um, tutte e due mo molto amanti del ballo, no? Quindi questa passione, no? In comune. E quindi c'era questo aspetto, ma adesso che comunque è cresciuta, ragazzi, E fai una cosa, preparala tu, prepara tu la cena. Sto crescendo, diciamo che mentre Sherry, proprio perché è così legata a suo padre, ehm, le, va, le va bene il fatto comunque che suo padre non abbia nessuna, Rebecca, che è diventata più papona in questo senso, diciamo, non, non accetta questa cosa, cioè ha visto che tra suo padre e Guadalupe c'è stato... Un contatto, no? Durante il suo matrimonio. E non un contatto da poco, diciamo. Sembravano in sintonia. Oddio Guadalupe, bella di casa, eh, sei conciata in un modo orribile, però vabbè. E quindi cosa pensa di fare? Ma perché non organizzare una cenetta? Certo, eh, con questo che impara l'abilità di cucina adesso, l'acquisisce adesso, però... Perché non organizzare una cenetta e fargliela trovare qui a mio padre, preferibilmente con un look diverso perché altrimenti mio padre si spaventa, vai, invita ad entrare. Secondo me è quella che si è occupata un po' della parte, dell'aspetto, diciamo, creativo del matrimonio. Ok? Della nostra Rebecca. Quindi non stava lì a caso. Diciamo che non era la Wedding Planner, per ovvi motivi, ragazzi, però. Um, si è, lei si è rivolta comunque, no? Per... Uh, sapete, questo paesaggio innevato Per sistemare. Ha una pittrice. Oh lui torna e dice, allora, la cena è pronta. Tua sorella ha finito di lavorare? Devi andare in bagno, cara. No, ma che carina! Ragazzi, ma che dolce! Lei la chiama, dice, no, guarda papà. Volevo in realtà, ti ricordi di Guadalupe? E lui ovviamente la saluterà ragazzi perché... Oh ma certo, l'abbraccia. Io immagino più che altro sia lei ragazzi a... Ah. Dylan, ma che piacere sì. rivederti. Guadalupe, sì, anche per me. Insomma, no? Tutto bene, ora inizieranno... Beh sì, sai! <ride> Come va il tuo lavoro? Ma il mio lavoro tutto bene Ti ringrazio E lui magari eh, Tu invece Eh? La vita non è certo un videogioco Come va il tuo lavoro? Ma sai Tutto bene Certo Non posso portare tra mezzini Al formaggio grigliato Nello spazio E lei Ha ah, scommetto che nemmeno un cupcake Ammazza Con discorsi veramente profondi Quindi um, Immagino magari Che lui possa Così domandarle Le dirà Ma sei sempre Bellissima Anche perché Vestita come l'altra volta Forse penserà, ma questa si cambia? Vabbè, però, dettagli, ragazzi. Insomma, ora non, non entriamo nei dettagli. Nel, nel merito, non ci, non ci impicciamo. Quindi, chiedere della giornata. Come mai sei qui? E ovviamente, interviene lei, ragazzi. Perché figuriamoci: quindi, altre scelte amichevole, altri sim, accoppia con. Eh, beh. Sono veramente felice di rivederti, insomma, sei, stai benissimo, hai sempre degli abiti insomma, che, che ti donano, ecco, no? Dylan cerca di essere carino, ma non ha, ragazzi, alcun fine ehm, flirtantoso nei confronti di Guadalupe. Quindi adesso sua figlia... Papà! Ho pensato, sai, Guadalupe, è stata così gentile a organizzare la, la parte artistica... Uh, del mio matrimonio che insomma è eh, Calli Dirà sembra un buon partito Mi presenterò appena lo vedo e Eccoci qua mm. <ride> Vediamo lui mm. Eh ragazzi lui mm. non, è, non, è. non è cattiveria però proprio non se l'aspettava Magari immaginiamo che lei no? Ho portato delle rose Sai <ride> mm. <ride> E lui ma questa caltezza i tamburi nel cervello, infatti dice: Non è andata troppo bene, non credo che usciremo ancora insieme. Ma secondo voi lei si può arrendere così, ragazzi? Assolutamente no. Quindi butta un occhiolino al marito: È pronta la cena, vero tesoro? Eh, sì, sì, eh, chiama a tavola vai. E il padre, secondo me, eh, gli dirà qualcosa. Senti, ma è stata una tua idea? Forza, dov'è? Dov'è? Eh, dire della giornata. Ma nella tua giornata non avevi nulla di meglio da fare? Che insomma, immagino non sia venuta qui così proprio a caso, no? E lei, papà, non, non riesco a capire. In questa bella giornata di sole, dico, eh? Non potevi limitarti a preparare qualche dolcetto, che ne so, eh? O leggere un libro visto che tu ami tanto leggere? Papà, guarda, non so di che parli, eh? Sì, ora fai la gnorri. Ma ti riferisci a Guadalupe? Lui così preso che non si accorge. Oh, papà, ti prego. Sai, tu sei mio padre, ci mancherebbe, ma ora sono anch'io una donna sposata, e ti posso dire che sono molto più saggia. Il matrimonio ti ha fatto diventare più saggia, tesoro. Diciamocelo: Guadalupe è una bellissima ragazza. Le chiede che chiederà. Allora, cosa ne pensi, insomma, di, di Guadalupe? Non è una, una... bella ragazza? Eh? Mi piace, dice lui, è piuttosto in gamba, ma, ma, ma cosa c'entra? No, sai, così, tanto per dire... Non... non c'entra niente. Sì, vabbè, insomma, abbiamo capito. Senti, ehm... Um, vedi, ormai ho una certa età, non mangio più cibo spazzatura. Quindi non... non sono il tipo che potrebbe mai... capisci? No... Non, non potrei, insomma, smettila, ti prego, Rebecca. Pensa a farti una famiglia, no? Oh papà, ti prego, sei giovane ancora! Eh? Sei una stella, non credi? E lui, beh, una stella. Che c'entra? Gorba. Eh sì, eh, complicata qua la cosa. Secondo me ti dovresti scusare perché non ti sei comportato proprio bene con lei. E non è la giusta musica con cui iniziare un'amicizia. Altro che mettermi lì a sfornare dolcetti, devo tenerti d'occhio. Dovresti come minimo invitarla che ne so a cena fuori o a bere un cappuccino. Comunque le dovresti chiedere scusa. E su questo, ragazzi, Dylan... Obiettivamente sente che sua figlia non ha proprio tutti i torti, cara, ma non facciamo altro che andare in bagno. Sta gravidanza è... Veramente tua nemica Vai, vai a dormire Eh, insomma, no? E, dici, e a quel dici, punto Dylan dice Beh sì, fatti, tesoro hai ragione non... Però sai, da qui a darle un cassettone Lei, ma chi ha parlato di cassettoni? Vabbè, insomma abbiamo capito Quindi uh, Potresti No, vieni qua caro, vai qui Oh, vedete cosa c'è qua Ammira le stelle? No, caro, non devi ammirare le stelle, non è il caso. Secondo me, più che fare una battuta di abbordaggio, la prende più che altro come una battuta, punto. Cioè... Tipo a scherzo. Chiacchiera. Wow. Vedi, <ride> sono stato imperdonabile, penserai che non sono un tipo... Eh, per niente romantico, ma... Non è quello, cioè, io volevo chiederti scusa, capisci? Tu sei una... Così brava... Eccolo lì. Molto flirtante ragazzi. È bastata una battutina. Quindi secondo me il caro Dylan non è ragazzi che non vuole. È che si fa, insomma, tanti scrupoli, diciamo. Perché ragazzi fondamentalmente sua figlia non si rassegna al fatto che il padre Resti solo, ecco, no? No, ma il tuo padre, sai, lo capisco. Insomma, sarei felice di conoscerlo. E questo qui, <ride> voglio dire... È un uomo per bene, insomma, si, si vede lontano un chilometro. È veramente fenomenale, lo so, mio padre guarda, è un tipo speciale. Ma sì, da pollice in su proprio. Mm, è un buon partito. Eh, Cali, è andata troppo bene, ma neanche ci hai provato, vabbè. Lui ragazzi, seduci? Cioè, no, questa la devo vedere ragazzi, come seduci? Oh mio Dio, Dylan! Hai capito! E quindi magari quando la nostra intuisce che qualcosina è molto energica, <ride> sono, sono la migliore, è certo tesoro, quando capisce secondo me che tra suo padre gioca, va, fatti gli affari tuoi, anzi, fai una cosa. Gioca con... Gioca con Mirko, che in realtà dovrebbe... Ah, ecco, deve sì, sviluppare la logica, quindi vai, vai. Gioca con lui. Però dovresti schiodare da lì. Quindi vuoi offrirmi un cappuccino? Beh, sai, non voglio perdere tempo a prendere mosche, non sono stato proprio, no? Mm, non mi sono comportato... Oh mamma mia, ragazzi! E secondo me Guadalupe fa, no? Dylan, tu sei un bravo uomo. Insomma, ma tu con tutti gli uomini... Cioè, avrai un compagno, io... E poi ho una certa età e lei, ma io in realtà, sai, sono sola, sta dicendo, non, non ho un compagno, sai, non ho mai trovato quello giusto e qui mi parte un baciamano perché lui dice, beh, sei bella come un mazzo di rose, insomma, la vedo improbabile e lei, beh, sì, in realtà è così. E lui, beh, lasciamelo dire. Perché magari dice, sai, il mio ex compagno mi ha fatto tanto soffrire, e lui, beh... Non aveva proprio cuore per far soffrire un'anima bella come te. Meriti di vivere proprio una storia d'amore meravigliosa, due cuori mm. e una capanna, sta dicendo lui. E lei: "Davvero lo pensi?" Lui: "Beh, sì, certo. <ride> Insomma, mh, hai un bellissimo sorriso, meriti qualcosa di meglio di tre mezzine al formaggio grattato nella tua vita, ma cosa c'entra? Complimentati per l'aspetto". No, cara. Nemesistina, oh mamma santa! Basta, fatti passare. Qua vogliamo vedere desideri seri e chiacchiera con Rebecca, perché secondo me qualcosa poi andrà a dire, ragazzi. Offri una rosa. Dai. Offri una rosa, Dylan. Ma non lì, non lì, venite qui, qui, perché davanti a alle... Al... secondo me davanti a sua figlia un po' sì, no? Tesoro, vabbè che c'è aria da... c'è cioè, l'amore nell'aria, però ti prego, Nemesistina, calmati. Calmati, ok? Lui offrirà una rosa. Eh, Ole, buonanotte. Insomma, questa è per te, spero di non essere stato troppo affrettato. E lei, ma, ma no, figurati. Grazie. Insomma, lo, lo apprezzo molto. Eh sì, vuole proprio chiacchierare con sua figlia, ragazzi. Qualcosa mi dice che. Le ne, ne dirà 4 perché non se lo sa neanche lui insomma come si è ritrovato, vedete? Non esprime desideri nei confronti di Guadalupe Nello specifico, è tutto molto, no? Mm... Generico sì. ecco, un sì. po' così sì. Complimentati Beh già questo è, è positivo, sì. no? Ma non, mi, non esprimere simpatia per il water, cioè non è il caso Quindi complimentati per l'aspetto secondo me e poi racconti una barzelletta per flirtare, va bene, dai, ti ci vedo. Però, cara, tu proprio qua devi stare, scusate, eh. Ma Diran già fa difficoltà, siediti davanti al fuoco, vai. Non romperle le pere, su. Detto proprio tra noi, oh, tu vuoi ricevere una promozione? Bene, mi fa tanto piacere, lascia stare, like no. Sherry. Eh, ora si inizia, no, no. sei amichevole. Beh, un fisico sportivo ti tiene in forma, scommetto, vero? Beh sì, sai, non solo con l'attività fisica, anche facendo le pulizie in casa. Ma davvero? Sei uno di quegli uomini che. fa pulizie in casa? E lui, beh, sì, insomma, è vero, abbiamo la domestica, però le ho sempre fatte, insomma, sai. <ride> beh, hai la possibilità, no? Quindi. Fermi tutti, fai fichi fichi con guadalupe? Oh mamma santa ragazzi Altro che non avevi, eh? Proprio così, diretto. Bascia Guadalupe, oh mamma santa, ragazzi, qua. Qua. Secondo me immaginiamo Che magari il nostro, come dire, no? Cosa ti ha messo, tua figlia? Un po' di alcol nel cibo? Cioè, uh, sembri come dire. Preso, mio caro. Anche molto. Fai una cosa, anzi... Mm, dov'è, dov'è? Potresti, sì, i popcorn ci sono. Potresti proporle? Un bel film. E magari durante il film, ragazzi. Ma sì, perché no? Che ne dici? Ti va di vedere un film? E lei, ma... ma sono le 5 del mattino e lui, ma dai. Un filmettino! Va bene. Fatalità. Questo passa. La TV. Eh, bisogna accontentarsi, ragazzi, eh. Cara. Tu hai letto quello che dovevi leggere. Ti prego, finisci di leggere quello che devi leggere. Non... Sì, mi fa tanto piacere che le vuoi bene, però ti prego, dai. Oh e lui è? Eh, veramente? Il mio suacero è un marpione. Eh, lo so, caro. Come ha fatto a trovare questa tizia così sexy? Non lo so, um, dovrei mettermi gli occhiali, forse non l'ho vista bene. No, no, l'hai vista bene. L'hai vista bene, ma guarda solo tua moglie perché altrimenti ti arriva una caracca. Proprio, te lo dico. Allora, fai una doccia fredda e poi per favore compila i rapporti. Dai, è questo essere flirtante, mamma mia, ragazzi, oh. Silenzio, Dylan, Dylan, fai silenzio durante il film, però, eh. Lui ma cosa sto facendo? Vedete, si fa. Si fa 8.000 scrupoli. Perché, vedete, la guarda, no? Le piace, cioè. Prova... Le piace, prova un interesse per lei, però. Sua moglie, lui è vedovo, poi è più grande di lei. Sapete, ragazzi? Eh, però, eh, Gaiardo è tosto, come si dice dalle mie parti. Allora, cara ti prego, mh, come dire, vai in camera tu a leggere, va, sediti qua. Vai a sederti, togliti dal pelo. Oh. Oh mamma, mia una storia così triste, vero? E lui beh, ti dirò! Mi ricorda un po' la storia d'amore che ho avuto con mia moglie tanto tempo fa. Ecco, mi viene voglia di prendere Urciano in partire Quando parla della moglie Beh, sai Rimettersi in gioco non è facile Quando uno ha vissuto un grande dolore Accoccolati Ecco, madonna ragazzi C'è capita fagiolo È San Valentino Non ci credo, vabbè Non ci credo Ti vedo particolarmente teso Dylan è lui È lei che si avvicina Sappi che sei bisogno di una persona su cui contare Però guardate che carini ragazzi Ora Jill non mi odierà, vero Ma sono proprio carini Guardateli Ricordati che insomma, no? E lui, beh ti ringrazio Scappa un bacio sulla fronte Lei, ma scherzi su di me potrei sempre contare Complimentati per l'aspetto, eh, certo Dai il regalo di San Valentino Cosa vuoi darle come regalo? Il tablet Mamma mia, ti prego. No, il tablet non va bene. Tu sei una, una donna veramente speciale, sai? Io cioè, non ho mai con più condiviso il letto con nessuno, a parte mia moglie. Quindi perdonami se sono impacciato io. E lei, ragazzi, è quella che prende un po' più l'iniziativa. Sai, siamo entrambi molto tesi. Eh, non credi e lui, beh, in effetti fatti avanti, certo. Con me, non ti devi preoccupare, non devi avere alcun timore. È il nostro, ragazzi. Diciamo che è combattuto perché lui da una parte si sente in colpa, però dall'altra, obiettivamente, ora le confesserà che comunque è attratto da lei. Tu sei una così bella donna, lei beh, ti ringrazio e tu, anche tu hai un sorriso che è veramente strepitoso. buonasera insomma, mi piacerebbe portarti fuori a cena, sempre che per te vada bene, insomma, non vorrei fosse una monnezzata e lei, oddio, oh ma cosa dici? Mi lasci come una statua, non pensavo. Che insomma me l'avresti mai chiesto lui, beh, una donna bella come te, insomma, come potrei. E buttati va sul solletico, dai. Insomma, questi due stanno flirtando. <ride> Fermi! Manca poco la scomparsa di Dylan. Oh mio dio. Non ce la posso fare, ragazzi, no? Io non ce la posso fare. Perché lui vorrebbe rimettersi in gioco, però. Eh, ragazzi, magari è proprio quello che potrebbe, no? dargli la spinta sentire che il suo tempo sta per finire che quindi lui ha più che rispettato sua moglie ragazzi no cioè non è stato con nessun'altra da quando lei purtroppo è, è scomparsa quindi perché no magari è questo che potrebbe in questo momento sapete quando uno magari è vicino alla fine eh, come dire, magari scatta qualcosa, ecco, che ti fa venire voglia di, di vivere appieno la tua vita fino in fondo perché sai, insomma, che, che ormai non manca molto. E quindi vai, primo bacio. Sono anche buoni amici, perciò, ebbene sì. Fai un tuffo d'angelo tesoro, non vorrei ti rompessi, lascia perdere. No, però sì, dai, basta. Dylan, buttati, primo bacio. Questa c'ha una fame che se la porta via, Pora Stella. Lontano da occhi indiscreti, guardate che tenerezza. Certo, lei conciata questo coso, ragazzi, fa paura, eh. Eh sì, un bel bacio. Ti ripeto, per come è fatto Dylan, ragazzi? Dylan. Se avesse avuto più tempo, mai e poi mai avrebbe come, di come dire accelerato così le cose. Però sente di non avere più tempo. Quindi sei proprio sicuro? Insomma, che tu non voglia più condividere il letto con nessuno? Eh. Eh, diciamo che qua acquista dei regali, dai. Acquistiamo giardinaggio una rosa? Una rosa, dai. Dalle questo come il regalo romantico. Sì, il regalo di San Valentino, dai. Uh, cerca di avere un figlio, ma che stai scherzando? No, 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 no. Dai, il regalo romantico, una bella rosa. Che ha colto dal giardino ovviamente eh ragazzi E quindi Perché ragazzi Proibire a Dylan di vivere Questo ultimo momento di felicità Visto che pare che tra poco No Vai Vai così mio caro Uh, devi conseguire il livello 5 di un'abilità Vai, vai, vai in bagno E lei, insomma, è fiera perché Ogni giorno che viviamo insieme scriviamo la nostra favola Il nostro destino è vivere per sempre felici e contenti Insomma, tesoro, questo sta per andare più di là che di qua Però, vabbè, dettagli Anche lei in bagno, ragazzi, vi faccio notare una cosa Partorisci tra C'ha una panza che Cioè, fa provincia proprio quindi io temo fortemente... <ride> eh, temo ragazzi, temo tantissimo. E non sarà un San Valentino felice per la nostra Sherry, questo no, assolutamente, perché lei è sola ragazzi, non ha un amore. Fate una doccia riflessiva, va che riflettere ogni tanto male non ti fa. Che avete combinato qua ragazzi, mamma mia sostituisci? Fermi, ci stiamo perdendo. Ma, olè, ragazzi, avete capito il caro Volpone proposito di scadenza? Oh, mamma santa, avevi anche un proposito, davvero? E qual era, ragazzi? Mamma mia, io proprio non mi ricordo un ciuffo completo la pietra miliare di un'aspirazione, eh... la vedo difficile. Però perché no? Magari il nostro vorrebbe concedersi un viaggio. Ragazzi, io penso proprio di sì. Del resto, la nostra non ha avuto una luna di miele come si deve, no? Quindi... Perché non... Come dire, non... Amoreggia va. Non partire ovviamente. Immaginiamo che per lei sia una scusa per andare in luna di miele. Mentre invece per, uh, per il nostro Dylan, eh, sì, ragazzi, ovviamente una scusa per vivere l'avventura. È questo. In Dylan è scattato questo. Voleva tanto partire per Selvadorada, ragazzi. Non ha mai avuto il coraggio. E quindi adesso è proprio arrivato il momento di, di buttarsi. Di... Ormai che la sua fine è vicina, il nostro vuole buttarsi in tutto e per tutto. Quindi, sì, ragazzi, il nostro Dylan si, si è rimesso ufficialmente in gioco con la splendida Guadalupe. E con questa scena, ragazzi, con il parto imminente di Sherry che ora deve veramente dirlo a suo padre perché non lo so, ragazzi, guardate che pancione, io temo fortemente, speriamo sia solo uno. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Come la prenderà Sherry, ragazzi? Sherry è molto molto secondo me morbosa con suo padre. Molto attaccata, ecco te, proprio un cambio look alla grande perché impara a conoscere adesso, direi che è un po' tardi. Ehm, quindi sì, secondo me Sherry non la prenderà bene. Non la prenderà per niente bene, ragazzi. Sono curiosa, fatemi sapere cosa ne pensate. Rebecca proprio più che felice, perché ovviamente, ecco, vai cara. Certo tu ti stai guardando il film romantico in vicino a sti due mm, Vabbè sarebbe San Valentino tesoro Quindi vabbè lasciamo stare E quindi sì Dai a Rosa Perché devi dargli il regalo di San Valentino Fatemi sapere cosa ne pensate della relazione tra Dylan e Guadalupe e anche della voglia di Dylan di buttarsi a questo punto, ora che sente di essere vicino alla fine della sua vita, ragazzi, di dare il tutto per tutto e di partire per Selva Dorada. Ovviamente, ragazzi, Sherry non partirà con loro perché Sherry dovrà partorire. E quindi magari sarà un motivo in più per Dylan Quello di allontanarsi quando scoprirà la verità Come la prenderà ragazzi? La prenderà bene? Magari in questo momento è pieno di felicità Perché ha ritrovato l'amore Ha riscoperto Senza parole Chiede a Guadalupe di diventare la fidanzata Oh mio Dio Oh mio Dio ragazzi Quale cose si fanno serie Quale cose si fanno serie Quindi sì davvero Fatemi sapere cosa ne pensate Perché sono curiosa Veramente ragazzi come una scimmia a sto punto io. Ma proprio tanto. Proprio proprio tanto. Eh, cioè, eh, tantissimo. Guarda, regala di questa. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist. Quindi, soprattutto, mi raccomando. Prestate attenzione quando sbirciate, perché potete trovare link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Quindi mi raccomando, andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi, perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente la pena. Quindi mi raccomando, mi raccomando, eh? Mi raccomando. Quindi che dire, fatemi sapere cosa ne pensate un po'... Di tutto, di Dylan come la prenderà quando so scoprirà che Sherry è incinta, di Dylan con Guadalupe, di della reazione di Sherry quando scoprirà di Dylan e Guadalupe, insomma macello ragazzi, un intreccio strepitoso qua. In casa dell'Eldfield la tranquillità non c'è mai, la pace non c'è mai, eh, voglio dire, non potevamo, no? Potevamo comportarci diversamente, certo che no. Quindi vi abbraccio forte ragazzi, vi auguro ancora un fantastico inizio settimana, vi rimando al prossimo episodio nel quale assisteremo finalmente al parto, prima di tutto. E poi a questo viaggio. Perché io vorrei prima accompagnare Sherry nel, nel parto. Ci mancherebbe perché sta per nascere l'erede, ragazzi di, della quarta generazione. Sono emozionatissima. E poi partiremo per Selva Dorada. Quindi vi abbraccio forte. Sul Soul Simmers. E non.